E forza ragazzi, eccoci qua: Mister Vella vi dà il benvenuto al giorno prima di una sfida importantissima per quanto riguarda la Fiorentina, lo è importante anche per il Napoli perché comunque si sta giocando lo scudetto. È la prima di otto finali, se vogliamo chiamarle così quelle della Fiorentina che le accompagnerà comunque in un, in un tour de force. Quello di aprile è la prima sfida importantissima da non sbagliare dopo aver preso tre punti, un po' così rohamboleschi, un po' sofferti contro Lempoli. Ad aprile, adesso è la volta dei partono pay, ovviamente vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, Mister Viola. Attivate la campanella. Tanti like come sempre, ragazzi, condividete con tutti i vostri amici tifosi. Commentate, voglio sapere la vostra formazione titolare: chi schierereste gli 11 titolari per battere il Napoli. Ovviamente nei link in descrizione trovate Instagram e Facebook. Sono i miei due social. Poi, come sempre, gli amici di occhiocalcio.com e i miei shop online. Detto questo, Napoli Fiorentina è una partita difficile. Allora, se consideriamo che c'è Napoli, Venezia, Salernitana, Udinese e poi c'è il Milan che va al primo maggio quindi se togliamo il Milan che sarà una sfida di maggio quella che vede protagonista la Fiorentina in questo aprile è sicuramente un, un tour de force perché c'è anche di mezzo ricordiamo il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus però quella è un'altra storia quella è una partita a sé quindi concentrandoci sul campionato se considero, lo ripeto, Napoli, Venezia, Salernitana e Udinese voi fermereste per 9 punti o firmereste per 10 punti? Ma io sinceramente sì, firmerei per 9 punti, ragazzi. Perché? Perché allora la Fiorentina ha fatto vedere che se la può giocare con tutte. E questo è ovvio. E andare a Napoli, partendo già sconfitti, sarebbe. Da, 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 da non professionisti quindi andare a Napoli e giocare a viso aperto sapendo che ha più da perdere il Napoli che la Fiorentina perché il Napoli sta soltanto rispettando le aspettative che da diversi anni si chiede al Napoli o, com o, com o comunque il calcio mercato del Napoli, gli investimenti del Napoli fanno presagire che dovrebbe essere un Napoli che tutti gli anni comunque lotta per i vertici della classifica quest'anno con Spalletti lo sta facendo la Fiorentina d'altro canto che comunque ha fatto i suoi investimenti ma è lontano molto dagli investimenti che ha fatto in Napoli anche negli ultimi anni. E quindi devo dire che se la Fiorentina va lì eh, serena, eh, pulita di tutto quello che eh, potrebbe essere la, la paura di, di perdere, credo che la Fiorentina possa dire la sua. È ovvio che ci sono delle assenze e assenze importanti, sicuramente Torreira lo sappiamo, è, purtroppo è squalificato, però un'altra assenza importante è Bonaventura che non ha recuperato, un'altra assenza importante è Odriozola che non ha recuperato, quindi nuovamente largo e spazio avvenuti, quindi un centrocampo che sicuramente vedrà Amrabat rilevare la posizione. Di, ehm, di Torreira e dall'altra parte Castrovilli con sempre il ballottaggio tra Duncan e Malè. E credo che Duncan sia ancora in vantaggio per sostituire nuovamente Giacomo Bonaventura, che comunque con l'Empoli ha fatto una buona partita. Là davanti c'è comunque il ballottaggio tra Cabral e Piontek. Attenzione durante la settimana, sembra che Cabral sia. Sempre stato in vantaggio, il netto vantaggio su Pionte che ha fatto 90 minuti contro l'Empoli, ha sicuramente giocato una partita migliore rispetto a tutte le altre sue uscite. Pionte che è ancora un po' acciaccato, quindi dovrebbe essere proprio Cabral nuovamente a guidare l'attacco e a vedersela contro Koulibaly, paradossalmente. Sugli esterni Nico Gonzalez, inamovibile, attenzione alla carta Iconé. Eh sì, ragazzi, perché in allenamento in questa settimana Iconé ha fatto passi da gigante cioè è proprio andato anche perché, ragazzi, parliamoci chiaro: il Napoli attaccherà eh, in forcing. Noi sicuramente subiremo un po' il gioco dell'avversario. Ed è importante avere due velocisti là davanti che possono ripartire in contropiede. Questo è ovvio. La coppia Milenkovic e Igor saranno ovviamente a difendere la porta difesa da Terracciano. Dall'altra parte Capitan Miraghi. Ecco, e questa è la formazione. Ve lo sto già andando io. A meno che veramente italiano non si reinventi qualcosa di strano. Questa dovrebbe essere la formazione isolare della Fiorentina. Perché? Perché è quella più logica rispetto agli uomini che ha a disposizione. Affrontiamo un Napoli che sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo. Un Napoli che sicuramente come non mai quest'anno può... Realmente mettere la mano sul tricolore ovviamente con lui c'è il Milan c'è l'Inter la Juve secondo me ormai è un pochino più defilata però devo dire che è un Napoli sicuramente protagonista in questo campionato ed è un Napoli lo ripeto e torno a dire che ha tutto da perdere la Fiorentina invece ha tutto da guadagnare quindi dobbiamo andare lì sbarazzini e vi dirò di più secondo me ci si può togliere anche una soddisfazione Secondo me ci si può togliere una soddisfazione. Se le cose girano come dovrebbero girare, la Fiorentina, secondo me, va a Napoli domani con la consapevolezza di dire voglio uscire a testa alta, come ha fatto contro l'Inter, ragazzi. Cioè, nessuno di noi avrebbe detto andiamo a, a, a San Silo contro l'Inter e ci portiamo via un punticino Abbiamo detto andiamo lì, ce la giochiamo, se perdiamo ci sta. Ecco, però la Fiorentina ha fatto vedere un grande gioco contro l'Inter. Sicuramente un Inter in difficoltà, in generale, però ha fatto vedere un grande gioco contro l'Inter. Ecco. Io credo, credo che con l'Empoli sia mancata un po' la cattivera là davanti, però devo dire che poi sul piano del gioco la Fiorentina ha, ha strameritato forse di vincere, poi che Corsi continua a dire che Nico Gonzalez abbia fatto la scenetta, lasciamo perdere, tutta fuffa, tutta roba che perde, poi che Cartellini magari si stato sbagliato dall'arbitro. Purtroppo a volte ti va bene, a volte ti va male. Quante volte siamo noi eh, abbiamo raccontato noi di cartellini date dopo un primo fallo che poi ti hanno, hanno stroncato le gambe. Succede? Eh, purtroppo questo è il calcio. Però la Fiorentina ha meritato di vincere contro Lempoli, però l'ha fatto con grandi difficoltà. Perché? Perché là davanti non siamo cinici. Ecco che sicuramente contro il Napoli, che a differenza dell'empoli, che sicuramente avete visto, giocava con quasi sei uomini sempre dietro la linea difensiva, sempre a linea della palla, addirittura a un certo punto erano in sette dietro la linea della palla. Quindi un Napoli che si difendeva molto e ripartiva in contropiedi, ecco, non troveremo questo Napoli, troveremo un Napoli anzi che attaccherà e in qualche modo lascerà spazi anche alla Fiorentina, perché sicuramente Napoli vorrà fare il suo gioco. Ecco, se la Fiorentina farà il suo gioco, sempre tando, stando attenti ovviamente là davanti non ci dovrebbe essere Oshimene anche se eh, ha recuperato ma non sarà della partita ma lo sappiamo i pericoli sono tanti altri da Insigne a Mertens per non parlare degli altri di Lozano, insomma ce n'è veramente tanti e troppi forse da, da contare sulle, sulle, sulla formazione del Napoli però d'altro canto noi abbiamo una squadra che sta girando bene e devo dire la verità c'è anche un po' di fortuna questa Fiorentina perché sta girando bene sta girando bene quindi sfruttiamola questa ruota che gira quindi dopo Napoli Già la Fiorentina deve mettere in conto che ha il Venezia, la Salernitana e l'Udinese. Questi devono essere 9 punti sicuri, devono essere 9 punti perché su queste 3 partite due le giochi in casa e una la giochi fuori casa, quella contro la Salernitana. Però con Venezia e Udinese in casa sicuramente gli fa 6 punti. E con la Salernitana, che credo ormai sarà spacciata... E mi dispiace ovviamente per Frank Ribéry ci mancherebbe altro, eh, però devono essere altri tre punti. Quindi la Fiorentina realmente può fare questo filotto di partite fondamentale. Questi nove punti che sarebbero straordinari. Volereste a 59 punti in classifica alle soglie di una sfida contro il Milan, che sicuramente avrebbe un sapore ancora più europeo se vogliamo, perché sicuramente ci arrivi con una, con una voglia, e una possibilità. Perché la media punti, ragazzi, l'anno scorso con 60-62 punti si raggiungeva l'Europa sta che la media si sia molto abbassata quindi attenzione a vedere anche le altre quelle che faranno da qui a fine aprile quindi la Fiorentina se già domani dovesse iniziare a metterci un mattoncino un punticino pur soffrendo credo che la Fiorentina insomma se dovesse realmente fare 10 punti da qui alla fine di aprile beh ragazzi a 60 punti perdonatemi ma c'è l'Europa c'è comunque veramente mezzo piede dentro anzi forse tutto il piede dentro quindi è vero che la Fiorentina domani non ha da perdere niente, perché l'ha detto anche il capitano Biraghi. siamo in una posizione di classifica che non ci aspettavamo e non era prevista, quindi giochiamo con scioltezza. Ecco, domani la Fiorentina deve giocare con scioltezza. Questa è. Quindi tra Terracciano, Igor e Milenkovic, Venuti, Viraghi a centrocampo, Amrabat con Castrovilli. Danca là davanti Cabral in vantaggio su Ponte. e i due esterni che secondo me saranno Nico Gonzalez sicuramente e Ico Icone Beh, l'affermazione della Fiorentina si presenta sicuramente aggressiva con un concetto che nelle ultime sei gare la Fiorentina ha preso solo tre gol. È vero che ne ha segnati sempre anche uno e ne ha segnati pochi, però comunque subisce anche poco. Quindi ricordiamoci all'andata: cosa la Fiorentina fece una partita straordinaria e anche lì. C'era ancora Vlaovic, però lì ci fu la prima staffetta con Pionte che poi segnò, ma andarono a segno un po' tutti in quella partita straordinaria, giocata magistralmente alla Fiorentina, nonostante per un periodo con l'infinitale numerica. Ecco, domani la Fiorentina deve andare a Napoli con la convinzione di poter esprimere il suo calcio. È ovvio, è ovvio che il fatto che non ci sia Torreira, e questo sicuramente è un, è un gap. Questo sicuramente è un handicap per la Fiorentina ma sono sicuro che eh, esattamente probabilmente una, una cinquantina di giorni dopo Amrabat dalla sua titolarità proprio per sostituire Torreira eh, tornerà a guidare quindi il centrocampo viola io penso che Amrabat possa essere anche il giocatore giusto per giocare contro il Napoli. Ragazzi come sempre ditemi la vostra Forza Viola domani Fiorentina-Napoli. Probabilmente ragazzi, non ci vedremo per il post partita perché non avrò tempo di realizzarlo. Ma sicuramente ci sarà il giorno dopo con tanto di pagellone, poi se ce la faccio, faccio una magia, faccio le corse e ci, ci vediamo su YouTube. Altrimenti, mi raccomando, appuntamento da non perdere il giorno dopo col pagellone di Mister Viola. Quindi, ragazzi, Napoli-Fiorentina, partita per la viola importante, ma non così fondamentale per la corsa con l'Europa. Poi, ovviamente, chi ben comincia è a metà dell'opera. Ciao e forza viola!